vediamo Schifani cosa fa, cioè non compare mai, fa le sue trattative con lo Stato e continua a svendere quelle che sono le risorse dei siciliani proprio ai poteri forti, come sta facendo per il ponte sullo Stretto di Messina. Detto più volte dai colleghi di 5 Stelle e PD che bisogna far dimenticare ai siciliani quello che è successo alla vigilia delle elezioni del 2022, delle elezioni regionali. Dopo le primarie purtroppo poi hanno litigato e sono andati separati. Questo significa che noi dobbiamo molto tempo prima di questa scadenza dimostrare che abbiamo la capacità di fare amalgama, di fare progetto.